tanti auguri a te. Auguri! Ciao a tutti e bentornati su MTV. Ebbene sì, ho 19 anni, proprio questo lunedì 13 febbraio, è stato il mio compleanno. E questa cosa è tanto strana perché mi sembra ieri che ne ho compiuti 18, quindi quest'anno è veramente volato. Io sono rimasta scioccata quando mi sono resa conto che mancava poco il mio compleanno. Vabbè, a quanto pare va così, più si cresce più il tempo va veloce, questa cosa è inquietante in realtà, però non ci pensiamo. Tanti auguri a te. Adesso i compleanni, che dire? Beh, sicuramente io ho sempre amato tantissimo questo momento dell'anno. Non ho mai fatto grandi feste, sono sempre finita per festeggiarlo con le mie 4-5 migliori amiche. L'ho sempre pensata così, alla fine la cosa importante è passarla con le persone che si amano e quindi preferisco decisamente passarlo con un gruppo ristretto di persone a cui voglio davvero davvero bene, piuttosto che fare una festa in grande, giusto per fare il numero ed avere tanti invitati. Mi ricordo ancora che quando ero piccola i compleanni erano una gioia immensa. Era il mio giorno speciale. Aspettavo mesi perché arrivasse quel giorno e quando poi arrivava era bellissimo perché era il giorno che si poteva passare con la propria famiglia, con i propri amici e quindi si vedevano tutti i parenti. Ma dai papà, sì è questo qui papà. E la mamma? Dov'è la mamma? E là, la mamma, sì, e là. E ovviamente c'erano tanti regali e questo non mi dispiaceva per niente. Ho fatto io questo. Questo per spingere. A parte che sei un ingegnere. Però purtroppo, man mano che sono cresciuta, ho cominciato diciamo a sentirla sempre meno come occasione speciale. Alla fine era solo una giornata, così si festeggiava, passava in fretta e si andava avanti. Ed è un peccato perché sì, in effetti è vero che il compleanno è un giorno come tutti gli altri. È più una convenzione, una tradizione il fatto di festeggiarlo. Però per me è importante. E appunto per tanti anni quando ero piccola lo è stato. E poi sì, questa cosa l'ho un po' persa col passare del tempo. Tutto questo fino al mio 18esimo compleanno, che per chi di voi ha visto il vlog che ho pubblicato l'anno scorso, in cui vi ho portato con me nel corso di tutta la giornata, sicuramente sarà molto familiare. È stato un compleanno speciale. E non solo appunto perché compivo 18 anni, che in realtà è importante perché simboleggia il passaggio all'età adulta, perché simboleggia l'acquisizione di nuovi diritti come quello di poter votare, il fatto di poter prendere la patente, che ovviamente è molto importante e che io ancora non ho preso, però ci sto lavorando con calma. Ma a renderlo veramente speciale sono stati i miei amici, che l'anno scorso hanno deciso di farmi una sorpresa bellissima e cioè mi hanno organizzato una specie di caccia al tesoro. Mi hanno dato un sacchetto pieno di bigliettini. A un certo orario uno di loro mi mandava un messaggio dicendomi il numero del bigliettino da aprire e su questi bigliettini c'erano delle istruzioni. Sono stata portata in giro per la città e sono finita prima al centro commerciale con mia cugina, poi a casa di mia cugina a prepararmi, poi mi hanno portato a cenare in un ristorante, mi hanno fatto aprire un sacchetto in cui c'era un vestito bellissimo che era il loro regalo per me e che mi hanno fatto indossare per l'occasione, e poi l'ultimo bigliettino mi ha spedito a casa mia dove loro si erano dati un grande affare per organizzare una festa vera e propria. Quindi niente, apro la porta, c'è buio e mi ritrovo tutti i miei amici urlanti che mi fanno gli auguri. È stato incredibile perché è stato veramente un momento in cui mi sono resa conto delle persone speciali che avevo al mio fianco e ho veramente veramente sentito in quel momento tutto il loro affetto ed è stato incredibile. Ovviamente ho pianto lacrime su lacrime, anche perché mi hanno fatto un bellissimo video in cui ognuno di loro mi faceva gli auguri, mi facevano gli auguri anche quelli che non erano potuti venire alla festa e io sono scoppiata in lacrime, anche le mie migliori amiche sono scoppiate in lacrime, quindi eravamo tipo noi quattro che eravamo lì che piangevamo. E sì, quello senza dubbio è un compleanno che non dimenticherò mai e che mi ha davvero fatto ritornare in mente perché per me i compleanni sono tanto importanti. Ma prima parliamo di come è andato il compleanno di quest'anno. Quest'anno appunto ho compiuto 19 anni e come vi ho detto mi sono resa conto che il compleanno stava arrivando tipo una settimana prima, quando mi sono resa conto ma non hai organizzato niente. Quest'anno non ci sono i tuoi amici che ti fanno la sorpresa, devi pensarci tu. Quindi appunto ho organizzato un po' alla svelta, ma nonostante questo anche quest'anno è stato veramente un compleanno speciale. Non ho fatto niente di che in realtà, sono uscita fuori a cena e poi appunto ho fatto una mini festa con una ventina di amici e tra l'altro era un gruppo molto vario perché c'erano alcuni miei amici di infanzia, alcune amiche delle medie, poi c'erano i miei compagni di classe attuali, tantissimi amici che venivano da contesti totalmente diversi e vederli tutti insieme parlare e divertirsi è stato tanto speciale per me e mi sono davvero sentita bene con tutte queste persone al mio fianco ed è stato bello perché appunto piano piano crescendo ci si rende sempre di più conto di quali sono i tuoi veri amici, ti rendi conto di chi c'è davvero per te e chi invece è semplicemente una persona che vedi la mattina quando vai a scuola, vi salutate e
finita lì. I veri amici sono altri ed è veramente bello quando te li trovi lì davanti e ti fanno capire che ti vogliono bene. Quindi la festa, anche se è stata veramente molto semplice, organizzata alla svelta, è stata incredibilmente speciale per me. Tra l'altro ci sono ancora quei palloncini. Mi hanno anche fatto un paio di regali, tipo questo e altri, però non è quella la parte veramente importante, ovviamente. Per quanto appunto i regali possono essere speciali e importanti, la cosa che ho davvero capito di compleanni è che per me più di qualsiasi altra cosa sono un momento per ripensare all'anno che è appena passato, a tutte le persone che l'hanno condiviso con te, quelle che sono rimaste nella tua vita, quelle che se ne sono andate, tutto quello che avete passato insieme, e renderti conto della persona che sei tu e di come sei cambiata. E sì, è un'occasione per chiederti: sono davvero la persona che vorrei essere? E ovvio che dei difetti ce li abbiamo e li vedremo sempre, perché noi siamo i nostri peggiori critici. Però è davvero bello quando capita di potersi guardare allo specchio e dirsi: sì, mi piace la persona che sto diventando. E questo è quello che è successo a me a questo 19° compleanno. Quindi sì, questo video era un po' random, era semplicemente un modo di, non lo so, ragionare su cosa significano i compleanni per me e come sono stati i miei compleanni passati, come è stato il compleanno di quest'anno. E non lo so, ci tenevo tanto a condividerlo con voi perché è stato appunto un momento molto speciale nella sua semplicità. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale se non volete perdervi i miei prossimi video. Non dimenticatevi di seguirmi su tutti i miei social e di iscrivervi anche al mio secondo canale se volete restare sempre aggiornati sulle avventure della mia vita quotidiana. E tra l'altro sul secondo canale trovate appunto anche il vlog della giornata del mio compleanno. Fatemi sapere nei commenti come avete passato voi il vostro ultimo compleanno e quando compiete gli anni, che sono curiosa di saperlo. E basta. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Ciao.